Con 60 eventi e 100 ospiti in 5 giornate, torna Fano Passaggi Festival della Saggistica. L'ottava edizione, che si terrà dal 26 al 30 agosto, sarà dedicata non solo ai saggi e ai libri, ma anche alla poesia, al fumetto, al teatro e alle mostre d'arte, per un programma variegato per pubblici e gusti diversi. Piazza 20 Settembre, che ci ospita questa sera. Gli eventi saranno gratuiti, ma per quelli di Piazza 20 Settembre e della Memo è consigliabile prenotare. Invece per le altre sedi, come l'ex chiesa di San Francesco, il Pincio o il Bonbon Art Café, si potrà entrare fino ad esaurimento dei posti disponibili. Chi arriverà in ritardo, fanno sapere gli organizzatori, perderà la prenotazione. Da non dimenticare la mascherina, senza non si potrà accedere agli incontri. Si parte con l'idea di offrire un prodotto culturale, eventi letterari di qualità, nella sicurezza per tutti i cittadini che vorranno venire in piazza, alla San Francesco, al mare e così via. 26 si parte alle ore 17:30 con il libro di Marco Bracconi alla San Francesco, si intitola La Mutazione. Poi alle 19 il manifesto contro il multiculturalismo di Cinzia Sciuto, sempre alla San Francesco. Alle 20 Oliver Stone in Piazza 20 Settembre, alle 21:30 Corrado Augias in Piazza 20 Settembre. E poi alle 22:30 si finisce il mercoledì con uno spettacolo teatrale, La caduta della luna, alla San Francesco. Hanno già registrato il tutto esaurito gli incontri con il decano del giornalismo italiano Corrado Augias e con il regista statunitense premio Oscar Oliver Stone, che inaugura la piazza principale del festival presentando in anteprima la sua autobiografia. Sold out anche per altri ospiti della rassegna Grandi Autori: Oliviero Toscani, fotografo e pubblicitario di fama internazionale, Valerio Massimo Manfredi, scrittore, sceneggiatore, e Giovanni Allevi, direttore d'orchestra e pianista. Il programma completo di Passaggi Festival è disponibile sul sito ufficiale dell'evento, di cui Fano TV è media partner locale. Diversi gli appuntamenti che la nostra emittente trasmetterà in diretta sul canale 17 del Digitale Terrestre. È uno degli eventi importanti della nostra stagione, che ha portato veramente la nostra città all'attenzione di tutto il paese, con tanti mass media che hanno dedicato tanta attenzione, ma soprattutto i contenuti sono sempre molto, molto alti e di spessore. Non è un festival banale, anzi tutto l'opposto. E non era scontato che riuscivamo a realizzarlo, non ho considerato il periodo che stiamo vivendo. L'amministrazione comunale ha fatto la sua parte importante anche in questa circostanza, ma siamo riusciti a rinnovarlo, a mantenerlo in piazza, poi con tutti gli eventi collaterali, mantenendo la sicurezza, quindi tutti quei requisiti che vengono richiesti in questa fase, e mantenendo ovviamente un festival ad altissimi livelli. Quindi grande attesa e grande soddisfazione.